Salve a tutti e benvenuti a questo speciale Natale 2013 di Stroncando l'Orrore. Trattandosi di un episodio speciale, ho cercato di pensare a un film altrettanto speciale da spernacchiare in tutta libertà. Una ciofeca, in qualche modo riguardante il Natale, intrisa di brutture e follia, no? All'inizio ho pensato all'arcinoto Santa's Lay, dove c'è l'ex wrestler Bill Goldberg che interpreta un demoniaco Babbo Natale. Ma poi mi son detto, ok, non è un film esattamente bellissimo, ma nemmeno una ciofecona da affossare. Sicché ho pensato al remake di Black Christmas, e quello sì che è un film che fa schifo, visto che non succede nulla per tutta la sua durata. Ed era proprio quello il problema, e non volevo rischiare di annoiarvi con una stroncatura abbastanza piatta. Ho così fatto mente locale, pensando a quali caratteristiche dovrebbe avere il film da stroncare. Una trama assurda, in qualche modo legata alle festività natalizie. Effetti molto, molto speciali. Insomma, mi son detto, sarebbe il massimo stroncare un film dove un panettone mutante accoppa gente a tutto spiano. E no, un film così non esiste. Però c'è qualcosa che ci va molto vicino. Siete pronti per un Natale da incubo? Sapete cos'è un gingerbread man? Si tratta di un biscotto antropomorfo allo zenzero che, almeno negli Stati Uniti, si prepara durante le festività, soprattutto ad Halloween, a Pasqua e a Natale. E allora direte voi, pensavo potesse interessarvi una piccola spiegazione, visto che il film che andremo a vedere è The Ginger Dead Man, pellicola americana del 2005 diretta da Charles Band. Probabilmente questo nome non vi suggerisce nulla, ma sappiate che Band ha prodotto una marea di pellicole, tra le quali le serie di Reanimator e Puppet Master, oltre a Dolls, Giocattoli Infernali, Giocattoli Assassini, Blood Dolls, Rag Doll, Doll Graveyard. Ce l'aveva proprio a morte coi giocattoli. Deve aver avuto un'infanzia difficile. L'unico nome, per così dire, importante nel cast di The Ginger Dead Man è quello di Gary Busey, già visto in film come Point Blank, Predator 2, Arma Letale e Unico Indizio, La Luna Piena. Peccato che in questo film ricoprirà soprattutto il ruolo di doppiatore, mentre sullo schermo apparirà sì e no un 5 minuti scarsi. Ora fate un salto su Wikipedia Italia alla pagina dedicata a The Ginger Dead Man. Sì, esiste una pagina su questo film in Wikipedia Italia. C'è tutto quello che serve sapere. La storia parla di un biscotto assassino. Ed ora, finalmente, possiamo aprire il sipario, anche se vorrei iniziare con una piccola domanda prefazione. Quanto tempo ci vuole per capire se il film che si sta guardando è un capolavoro o una ciofeca? Scopriamolo! Un rapinatore di nome Bacon sta svaligiando una tavola calda uccidendo chiunque gli capiti a tiro. Sotto ad un tavolo si nascondono un arterosclerotico e i suoi due figli. Lo so, sembrano più nonno e nipoti, ma che ci posso fare? Ed ora, attenzione! Il vecchiardo raccoglie tutto il suo coraggio e, intenzionato a far male il malvivente, esce allo scoperto e lo carica con la ferocia e la velocità di un ornitorinco drogato con una zampa sola. Non ci avrei scommesso, ma muore. Purtroppo la stupidità è di famiglia. Allo scoperto esce anche il ragazzo e, tentando di mediare con il criminale, finisce per stringere amicizia con il suo coltello. Ora, cerchiamo di capire un attimo. Il ladro assassino è davanti al registratore di cassa e a un passo dall'uscita, mentre quei tre poveracci erano nascosti sotto un tavolo posto completamente dall'altra parte del locale, va bene? 30 secondi e sarebbe tutto finito. E invece no, il vecchio ha dimenticato le sue pillole. E anche il figlio. Singhiozzando, la ragazza superstite, ovvero Sara, rivela la sua presenza al killer. E qui accade qualcosa di insensato.
Dapprima Bacon spiega alla giovane che, come gli ha insegnato sua madre, bisogna finire quello che si ha iniziato. Poi però esita nell'ucciderla. Cioè, proprio non ci riesce e non ci viene nemmeno spiegato il perché. In poche parole, il criminale va in crash, vuole uccidere la ragazza, ma non vuole uccidere la ragazza. Mentre cincischia, alcune sirene lo mettono in allarme, costringendolo a scappare. Bene, qui si conclude la prefazione di The Ginger Dead Man. Ora, ricollegandoci alla domanda all'inizio, secondo voi questo film è più tendente al capolavoro o alla ciofeca? Già, anch'io mi chiedo perché non abbia vinto un Oscar. Sono passati 2 anni. Sara lavora presso il forno di famiglia con la madre alcolizzata, la banconista Giulia e un idiota che risponde al nome di Rick. Tramite alcuni ritagli di giornale appesi scopriamo che Bacon è stato catturato dalla polizia e poi condannato alla sedia elettrica. Il bello è che durante questa scena la voce fuori campo di Bacon riecheggia nella testa di Sara dicendo: Even from beyond the grave, because my mom was a witch in Coonsboro, you are finished. Sicché mi viene da chiedere, ma quando gliel'avrebbe detto questo? Strambo accadimento, una figura incappucciata lascia un pacco di ingredienti per la realizzazione di biscotti allo zenzero sul retro del negozio. Sara trova la scatola, finge che non ci sia nulla di strano e si mette subito al lavoro. Dunque vi presento Rick, appassionato di wrestling femminile, così idiota da riuscire a ferirsi nei modi più improbabili. Perché dico questo? Beh, neanche 30 secondi dopo che è arrivato sulla scena, il ragazzo si taglia aprendo una scatola. Sì, è vero, succede, ma guardate come succede. In barba a qualsiasi normativa igienica alimentare, Rick imbratta di sangue l'impasto dei biscotti, evento che curiosamente passa inosservato agli occhi di entrambi i personaggi presenti in scena. Vabbè, proviamo ad andare un po' avanti. Sara scambia 2 ciance con Giulia e, tramite un quotidiano, scopre che Bacon è stato appena giustiziato e se ne stupisce perché non ne sapeva nulla. Al massimo qui mi stupisco io, insomma, Sara è ossessionata da Bacon. Ripensa continuamente alle sue parole, conserva ritagli di giornale, teme un suo possibile ritorno. Possibile che non sapesse nemmeno la data fissata per l'esecuzione? Ecco, vedete quanti sono importanti i dettagli nel tracciare i profili e caratterizzazioni psicologiche dei personaggi nei film? Bisogna lavorare sodo nella creazione di un personaggio durante la stesura di soggetto e sceneggiatura. Non è che mi puoi riempire un ruolo buttandoci a caso, non so, una vecchia alcolizzata col fucile in mano. Oh mio Dio. Quella è la madre di Sara, un'anziana ubriacona che adora sparare fucilate all'insegna dell'azienda rivale posizionata di fronte al negozio. Fingiamo di non aver visto nulla, va bene? Rick ha il permesso di staccare prima dal lavoro per andare a vedere un incontro di catch femminile. Così Sara si ritrova da sola a preparare un mini di zenzero. Biscotti da 4 kg. Subentra un nuovo personaggio, ovvero l'arrogante e spietata figlia del proprietario dell'impresa rivale. La biondina si diverte a giocare degli scherzoni a Sara, robetta tipo liberare ratti nel negozio. Tra le due prende vita un sanguinosissimo duello costituito da violente tortate in faccia e massacranti tiri di pagnotta. Senza volere, le due sospendono la corrente e... Che cavolo, non so nemmeno come, o meglio, cosa devo spiegare adesso. Il forno dove stava cuocendo il biscotto da 4 kg sembra uscito dal laboratorio del dottor Frankenstein e non c'è un perché. L'unico fatto che ci è dato sapere è che l'assassino è pronto. Poiché si è stufato di aspettare in macchina, sulla scena appare anche Amis, ovvero il fidanzato della bionda. Tra dialoghi senza senso e altri da sbadiglio, il trio apre il forno liberando il Cookie Monster. Reazione interessante, Amis protegge Sara e se ne infischia della fidanzata. Qualcosa mi dice che la storia tra il tamarro e la bionda non sia destinata a durare molto. Ma vogliamo parlare di lui? Del biscottone? Ditemi se non è fantastico.
Le animazioni si limitano alle labbra e agli arti, sembra fatto di spugna e per tutto il film non verrà mai inquadrato per intero perché si vedrebbe il trucco. Ora però mi tocca spiegarvi l'inspiegato. Dunque, come abbiamo sentito in precedenza, la madre di Bacon è una strega. Dunque, cosa è successo? In breve, la signora Bacon ha fatto cremare il figlio, ha eseguito un chissà quale rito strano sulle ceneri, le ha mescolate con un impasto per biscotti e ha fatto recapitare il tutto a Sara. Questa perlomeno è la spiegazione ufficiale fornitaci dal regista stesso, perché nel film infatti sappiamo soltanto che Bacon è figlio di una strega. Il resto a fantasia. Sara spiega ad Amis e alla bionda che ha riconosciuto la voce del biscottone, è quella di Bacon. Il tamarro ne approfitta così per dare della pazza alla giovine. That's crazy. Crazy. Credetemi, vorrei tanto vedere Amis con i suoi amici mentre racconta ed ero lì davanti a questo mega biscotto alla zenzero parlante che scappava. Comunque, come in ogni film horror che si rispetti, dunque figuriamoci in questo, il cavo del telefono è stato tagliato e il cellulare della bionda ha la batteria scarica. Passiamo quindi a una scena che mi ha fatto ridere tantissimo. Sara? Ma dico, ma che razza di abitudini ha Sara? Cioè, come fai a pensare che l'autore di questi rumori sia tua figlia? Sara? Vabbè, pazienza. Biscottone taglia un dito all'ubriacone, ma sulla scena irrompe Giulia. Purtroppo per lei, l'improbabile assassino le appare alle spalle e interruzione di scena. Boh, si suppone muoia. Ma concentriamoci sugli altri tre fessi alle prese coi telefoni morti e via dicendo. Amis prende in mano la situazione, decidendo di recarsi un attimo alla macchina per raccogliere il suo cellulare. Io ci provo, davvero ci provo, ma proprio non riesco a capire perché si comportano come se non ci fosse una via d'uscita. Sono 2 ore che dalla porta del negozio entrano ed escono cani e porci, no? Ora io dico, cosa vi costa uscire, andare dai vicini e telefonare da lì? O ancora meglio, scappare? Immaginatevi una situazione del genere. Siete nel salotto di un appartamento. Alla vostra destra c'è l'uscita, con le chiavi inserite nella toppa. Sulla sinistra, invece, avete la porta per la cucina, dove sapete sta gironzolando un assassino. In quanto esseri umani dotati di istinto di sopravvivenza, molti di voi, per prima cosa, varcherebbero l'uscita e si allontanerebbero il più possibile dall'edificio, dico bene? Qualche coraggioso magari invece cercherebbe di bloccare la porta della cucina per avere tutto il tempo per chiamare dei soccorsi. I protagonisti di The Ginger Dead Man, invece, rimarrebbero nel salotto a discutere, non so, di telefoni, cavalli, assassini e nuove acconciature. Capite dunque perché mi sto accanendo sul loro comportamento? Non solo non ha senso, è proprio contrario a qualsiasi legge naturale. Un criceto siberiano ha un istinto di sopravvivenza più marcato di questi 3 imbecilli. Ma ormai il danno è fatto, per cui vediamo dove vuole andare a parare il film. Amis si dirige verso la macchina, ignora un membro della troupe rimasto incastrato nell'inquadratura, prende un cellulare e un revolver. Sì, avrà circa 17-18 anni, ma è armato. Tornato dalle ragazze, il tamarro dà una brutta notizia. Anche il suo cellulare non va. E a complicare la situazione ci pensa Biscottone staccando l'elettricità. E ci risiamo. I 3 sono nel panico e non prendono in considerazione l'idea di svignarsela. Amis e Sara vanno a cercare il generatore spento passando comunque per stanze illuminate. Manca la corrente e le lampadine funzionano. Ma che volete, sono dettagli. Nonostante il momento non proprio felice, i 2 ragazzi flirtano a tutto spiano. Ma è possibile che nessuno prenda sul serio la minaccia di Biscottone? Gli spettatori sono giustificati, ma se nemmeno i protagonisti provano paura per il cattivone di turno, che razza di film horror è? Davanti al negozio arriva il padre della bionda, ovvero il proprietario dell'azienda rivale. Muore investito da Biscottone che, per arrivare ai pedali, si aiuta con un mattarello. Piccola noticina, vista la guida goffa del killer, chiunque sarebbe stato in grado di evitare l'auto. Chiunque tranne il padre della bionda. Mentre Sara e Amy
Aramis continuano a flirtare cercando invano di far partire il generatore, la bionda trova il cadavere di suo padre e, con una freddezza senza eguali, si rattrista della perdita. Una reazione spietata. La ragazza si lagna come se stesse dicendo «E che cavolo, ora non ho più un papà!» quindi sfila l'anello dal dito del padre e gli promette di renderlo fiero di lei. Nel frattempo, la coppia che scoppia segue una scia di sangue e trova Giulia guarnita come una torta. E ancora viva. Io non ci avrei scommesso neanche un centesimo, cioè, perché l'assassino non l'ha finita durante l'attacco alle spalle? Ah, e a proposito dell'assassino, il biscottone affetta il viso della bionda e la lascia andare. La ragazza raggiunge gli altri due e, dopo un'esplosione di rabbia, decide di andarsene. La bionda inciampa attivando una trappola inutile, quindi si becca una coltellata in fronte e muore. Non è chiaro se il coltello faceva parte della trappola o se è stato lanciato fuori inquadratura dal killer. Mentre il forno continua a scaldare senza corrente, Sara ritrova il dito di sua madre e lo riconosce grazie all'anello. E qui Amis mette a disposizione tutte le sue doti investigative. Sara, looks like it's set up to point at something. Il dito abbandonato sembra indicare il forno, quindi è come se su una scena del crimine trovassero un cadavere che ha gli occhi spalancati e sembra che stia fissando un quadro. Cioè, allora cos'è? La polizia viene salta fuori e dice il killer deve essere stato l'autore. Non ci voglio nemmeno pensare. Comunque sia, i due trovano la madre ubriacona nel forno. Sanno che biscottone è nei paraggi, ma non esitano a entrare tutti e due insieme. Salvata la signora, Sara viene spinta dentro il forno, mentre Amis viene stordito a tradimento. Un forno che, a giudicare dai comandi, sembra sia stato costruito dagli stessi ingegneri che hanno progettato e assemblato l'Enterprise di Star Trek. Prima di svenire totalmente, e non chiedetemi cosa significa quello che ho appena detto, Amis spara al lucchetto della porta del forno, liberando la ragazza. Sara raggiunge il tamarro, ma Biscottone ha messo le mani sul revolver. Intanto sulla scena appare Rick, ma non gliene frega nulla a nessuno. Bisco Killer spara all'impazzata senza beccare nessuno dei bersagli posti a un paio di metri da lui. Anzi, viene sorpreso da Giulia che, armata di padella, lo stende. Così? Una guarigione improvvisa e spontanea? Ed ora il momento più trash di The Ginger Dead Man. Rick posa le mani sul killer e, per mettere fine alle sue malefatte, lo divora. Non voglio commentare questa scelta di sceneggiatura sul serio e nemmeno oso pensare cosa succederà quando Rick andrà in bagno per espellere quello che rimane del killer. I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. Mentre l'ubriacona guarisce magicamente dalle ustioni, Rick inizia ad avvertire dei lancinanti dolori allo stomaco. Pronti per il twist di trama che nessuno tranne tutti si aspettava? L'anima di Bacon si è impossessata di Rick. L'assassino sfoggia il suo nuovo aspetto e aggredisce Sara. Amis interviene beccandosi un gancio pauroso e sforacchiando inutilmente l'assassino. Alla fine i due ragazzi si fanno forza e spingono Rick Killer nel forno, mettendo la parola fine all'incubo. Fine. The Ginger Dead Man dura solo 1 ora e 10 minuti, ma ha così tante vaccate dentro che per elencarle tutte ci vorrebbe almeno il doppio del tempo. Dunque mi limiterò a riassumere le carenze più importanti. Innanzitutto la sceneggiatura che, come avete anche avuto modo di vedere, è composta da dei buchi colossali. Poi abbiamo la caratterizzazione degli idioti... Basta, questa è la parola chiave per la caratterizzazione e profilo di ogni singolo personaggio di The Ginger Dead Man. Idioti. Poi il profilo del killer è assolutamente intracciabile. All'inizio è freddo e spietato, ma esita nell'eliminare Sara. Così qualcuno potrebbe pensare, ma deve trattarsi di uno psicopatico. Il problema è che all'inizio del film alla tavola calda ci è andato per compiere una rapina. Uno psicopatico principalmente gironzola e uccide, mentre gli omicidi compiuti da Bacon sono collaterali. Poi, come dicevo, esita nell'uccidere Sara.
Fatto che potrebbe indurre a pensare, non so, a una regola morale del killer o al fatto che si fosse sbloccato un qualche ricordo particolare legato alla sua infanzia. E invece no, una volta biscotto, Baker non si fa scrupoli e addirittura tenta di spingere e cucinare Sara nel forno. Il Joker è più coerente. Ma passiamo a qualcos'altro, tipo informazioni di background, ok? Sappiamo che la madre di Bacon era una strega che ha raccolto le ceneri del figlio, le ha voodooizzate e le ha mescolate con un impasto per far sì che, sotto forma di biscotto gigante, il figlio potesse tornare a compiere delitti, rapine, quello che gli pareva. Poi abbiamo visto che, divorando il biscotto, Rick si è fatto impossessare dall'assassino, giusto? Quante essere, impossessare dall'assassino, vabbè. Il punto che volevo esaminare è questo. Perché far tornare in vita tuo figlio come un biscotto gigante e non come un essere umano? E prendevi un fesso qualunque e gli facevi ingerire chissà come le ceneri di tuo figlio, tutte magiche, voodooizzate, eccetera, e il gioco era fatto. Cosa dire degli effetti speciali? Beh, di sangue ce n'è poco, mentre il biscottone è troppo ridicolo, finto e legnoso. Cioè, davvero, per come è stato creato e animato, io non lo accetterei per una pellicola degli anni 60, figuriamoci in questa che è del 2005. Poi vediamo... Ah, sapete che The Ginger Dead Man vorrebbe essere una commedia horror? Sì, commedia. Ok, fa ridere, ma non come vorrebbe. Anzi, si può dire che sia un doppio fallimento, sia dal punto di vista comico che da quello orrifico. Come concludere? The Ginger Dead Man nasce da un'idea degna della Troma, ma è stato realizzato in maniera ingenua e superficiale. Nessuna attenzione per i dettagli, scarsa attenzione per la storia, scarsa attenzione per i personaggi. Un film girato distrattamente e a caso, anzi magari anche per caso. Ma poi, parliamoci chiaro, un biscotto assassino, cioè come ti viene in mente di girare un film su un biscotto assassino? Io ne ho viste tante di follie, pomodori assassini, pagliacci alieni assassini, condom assassini, nonne assassine, polli mannari assassini e un mucchio di altre follie che attualmente non mi sorvengono alla mente, però ne ho viste che ne ho viste. Ma almeno quei film ci provano e qualche volta ci riescono, cioè ci provano a strapparti un sorriso o a farti anche compiere un piccolo salto dalla sedia. The Ginger Dead Man invece è stato concepito e realizzato senza sforzo, senza creatività, in automatico. Hanno avuto l'idea del killer zuccheroso e stop, tutto il resto è riempitivo. E va bene, cerchiamo di essere un po' più buoni visto il periodo. Mi tocca cambiare argomento. Oggi vi consiglio il canale di Simone Longo. Vi chiederete chi è Simone Longo? Un cinefilo qualunque, o almeno così si definisce. Questo ragazzo non è un semplice recensore, ma un vero e proprio appassionato di cinema che estrapola monologhi interessanti e intelligenti su argomenti vari orbitanti attorno al mondo di Celluloid. In un video tratta del declino del cinema italiano, ad esempio, oppure in un altro di alcuni film di Tim Burton, o in un altro ancora, in generale, della Disney. Porta inoltre avanti una serie dove consiglia dei film meritevoli di menzione. Un po' una mia nemesi. Trovate il link al canale di Simone Longo qui sotto nella descrizione del video. Ed eccoci infine qui, ai saluti prima dei voti. E saranno saluti definitivi, purtroppo. Innanzitutto vi auguro buon Natale e buone feste, sperando che il 2014 questa volta sia veramente un anno migliore del precedente. E poi, beh, sono saluti definitivi perché ho deciso che questa sarà l'ultima video stroncatura di Stroncando l'Orrore. Vi ringrazio dunque di avermi accompagnato fino ad oggi e spero di essere stato degno e meritevole della vostra attenzione. Arrivederci e ancora buone feste. The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled kid. L'ultima video stroncatura di Stroncando l'Orrore. Sì, ma del 2013. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you.